Bentrovati, siamo nuovamente in compagnia della nostra psicoterapeuta Francesca Vinai, che saluto. Ciao Francesca, bentrovata. Ciao, ben ritrovati a tutti quanti. Oggi vogliamo introdurre un argomento nuovo e devo dire che andiamo nel difficile, nel delicato per essere precisi, perché parliamo di come si fa a riconquistare una donna ferita. E qui, insomma, cari maschietti, vi dovete dare veramente da fare. Esatto, sì, è sicuramente un argomento dal punto di vista di chi fa il mio lavoro molto affascinante, un argomento anche doloroso considerando il punto di vista di chi vive queste situazioni. Dobbiamo considerare che c'è un prima e c'è anche un dopo, quindi cosa è successo prima, perché una donna è ferita, è confusa, è delusa, quindi dobbiamo capire qual è la situazione e poi c'è un dopo e quindi vedremo anche che ci sono appunto alcuni comportamenti che possono aiutare i nostri amici maschi a risolvere la situazione e altri comportamenti che invece rischiano di innescare di più la rabbia e quindi una situazione esplosiva. Ecco, poi dobbiamo anche dire che non sempre gli uomini sanno da che parte iniziare, e poi dipende da che cosa è accaduto prima. Esatto, ben detto, per questo che dobbiamo considerare il prima, perché ci possono essere dei motivi differenti che magari sono legati a un tradimento fisico o magari non fisico, più di tipo mentale, oppure ci possono essere delle altre situazioni che hanno ferito la donna. Vedremo che in situazioni non collegate al tradimento, però in altre, è importante anche per l'uomo imparare a leggere i messaggi che manda la donna e quindi sta facendo capire che è confusa o si sente ferita dal suo modo di comportarsi, quindi dobbiamo proprio imparare ad essere attenti al comportamento delle donne. Francesca, una domanda. In studio da te vengono più donne ferite che ti chiedono consigli o uomini che hanno ferito una donna e ti chiedono come fare per riconquistarla? Devo rispondere a questa domanda dicendo che di solito arrivano delle donne o ferite oppure delle donne che sono in confusione e quindi non sanno bene poi come affrontare la situazione. Più difficilmente arrivano i maschi. Quello che potremmo dire nell'immediato ai maschi che ci stanno ascoltando è che con una donna che è in confusione non devono intromettersi nella sua confusione, ma le devono lasciare il tempo per chiarirsi le idee. Invece alcuni uomini tendono poi a trasformarsi, potremmo dire quasi quasi, in stalker e quindi fanno delle continue telefonate o messaggi e non lasciano il tempo necessario alla donna per chiarire la sua confusione. Questo però mi fa pensare, mi riferisco al fatto che sono pochi, no? Gli uomini che vengono da te dicendo ho ferito la mia donna, come posso fare? Dammi una mano, no? Ecco, questo mi fa pensare che effettivamente molte volte c'è persino una sorta di buona fede, no? In questi uomini, nel senso che non si accorgono. Sì, esatto, ovviamente nei casi non così emblematici come dicevamo prima, ma effettivamente mi è capitato di una donna che riferiva di essere stata ferita dalle parole del suo compagno, ma in realtà il compagno non era proprio per nulla consapevole delle conseguenze delle sue parole, quindi sì, ci sta anche il discorso che fai tu. Guarda, veramente, forse l'universo femminile è davvero, no? Così complicato come gli uomini stessi dicono, però talvolta un piccolo sforzo bisognerebbe provare a farlo, probabilmente da entrambe le parti, ecco. Sì, sicuramente uno sforzo nell'ottica della consapevolezza dei gesti, del peso anche delle parole. Certo, perché comunque le parole ce l'hanno e come un peso, quindi talvolta diciamo delle cose così con leggerezza e l'altra persona rimane davvero ferita. Francesca, il nostro tempo a disposizione per oggi è finito qui, direi che l'argomento è stato introdotto, però è davvero molto lungo, quindi l'appuntamento è senz'altro alla settimana prossima. Molto volentieri, grazie a tutte le persone che ci seguono e a te. Radio Stereo 5.